Fai attenzione perché il disco interno del tuo PC, quello che conserva tutti i dati, sta per rompersi. Potrebbe succedere domani come potrebbe succedere fra 5 anni, non c'è modo di saperlo, ma è solo questione di tempo. E questa è solo una delle circostanze che causano la perdita di dati. La minaccia ransomware ad esempio è più calda che mai e così come il numero di PC portatili persi oppure rubati è veramente ai massimi storici. Ah, dimenticavo, ciao, sono Zane di TurboLab.it e tutta questa lunga intro era per dirti che se ancora oggi non hai realizzato una solida politica di backup, dovresti farlo immediatamente. Nel corso di questo video realizzato in collaborazione con Uranium Backup, vedremo proprio come configurare in pratica una strategia di backup vincente. Seguimi. Prima di cominciare, vi ricordo che seguendo il link che trovate nella descrizione del video qui sotto, potete raggiungere l'articolo che abbiamo pubblicato su turbolab.it, con la procedura passo passo, i link alle risorse delle quali parleremo fra poco e tutte le informazioni aggiuntive delle quali potreste aver bisogno. Prima di vedere però che cosa scaricare e come configurare in pratica la procedura, dobbiamo parlare della politica di backup chiamata 3-2-1, secondo la quale è necessario avere 3 copie di ogni file su 2 supporti differenti, di cui una di queste copie deve essere remota. Che cosa significa in pratica? Sostanzialmente che oltre alla copia dei dati salvati sul tuo PC dovresti averne almeno altre 2 copie. Una prima copia salvata su un supporto differente che non sia il PC, come ad esempio può essere una chiavetta, e un'altra copia spostata in remoto. Quindi significa che ad esempio se stiamo facendo il backup del computer di casa potremmo magari conservare un'altra copia a casa di un amico o di un parente. Oppure se siamo in un ambito lavorativo potremmo pensare di fare una copia del PC di lavoro e conservarne anche un'altra copia a casa. Per mettere in pratica questa strategia possiamo utilizzare un software di backup come ad esempio Uranium Backup. Si tratta infatti di un ottimo strumento disponibile anche in un'edizione free che ci offre un po' tutte le funzionalità le quali potremo aver bisogno per realizzare il nostro backup. Quindi per scaricare Uranium Backup possiamo cliccare il link dell'articolo di turbolab.it oppure seguire il collegamento che trovi nella descrizione del video qui sotto se stai guardando su YouTube. Ci aprirà appunto una pagina come questa dal quale dobbiamo semplicemente cliccare download Uranium Backup e una volta completato il download ci ritroveremo con un file eseguibile come questo. Dobbiamo semplicemente aprirlo e cliccare ripetutamente su avanti. Al termine dell'operazione, eccolo qua, ci ritroveremo con il nostro Uranium Backup installato che potremo utilizzare appunto per implementare la nostra politica di backup. Una volta davanti alla schermata principale possiamo cliccare qui nuovo per creare un nuovo set di backup che ad esempio io posso chiamare tutto il PC. Questo perché l'organizzazione di Uranium Backup orbita attorno alla configurazione in set, ovvero possiamo creare, come ho fatto in questo modo, un set di tutto il PC, ma anche magari successivamente crearne un altro solo con i dati più importanti. Proprio perché in questo modo potremo pensare di creare un backup completo ogni settimana, mentre invece potremo pensare di eseguire il set parziale con i soli dati più importanti alla termine di ogni giornata lavorativa, proprio per avere più opzioni di recupero. Quindi clicchiamo qui, applica, eccolo qua, e viene creato il nostro primo backup set che io ho chiamato appunto tutto il PC. E da qui ci sono tutte le modalità e tutte le impostazioni che possiamo scegliere. E già questa cosa mi piace molto perché c'è tantissima libertà di scelta. Prima di andare oltre dobbiamo parlare delle 3 modalità di backup principali offerte da Uranium. C'è sicuramente il backup completo, che è esattamente quello che pensiamo, quindi una semplice copia di tutti i file presenti sul PC. C'è poi il backup incrementale, che una volta che viene eseguito tiene traccia dei nuovi file creati o modificati dall'ultima copia di backup che avevamo creato, mentre invece il backup differenziale è una copia dei dati creati modificati successivamente all'ultimo backup completo. Ora nell'articolo qui su turbolab.it trovi tutti i dettagli. Quello che ti posso dire è che per le mie necessità io generalmente creo un backup completo una volta al mese e poi da lì creo dei backup incrementali proprio per tenere traccia delle ultime modifiche ai file che ho apportato. Quindi per implementare questa cosa che abbiamo appena detto torniamo all'interfaccia principale di Uranium Backup e clicchiamo qui su clicca qui per aggiungere un backup incrementale o differenziale di file e cartelle. Una volta che l'abbiamo cliccato si apre questa finestrella dalla quale non dobbiamo fare altro se non cliccare aggiungi per andare a scegliere quali sono i percorsi che vogliamo sottoporre a backup. Ora in questo momento siccome abbiamo chiamato il nostro backup backup completo di tutto il PC, quello che vogliamo fare probabilmente è aggiungere tutte le nostre cartelle dove conserviamo i nostri documenti a questo tipo di backup. In particolare se andiamo a selezionare utenti ad esempio avremo la possibilità
necessità di realizzare il backup di tutta la cartella CUsers, che è quella generalmente all'interno della quale conserviamo tutti i dati. Chiaramente, se abbiamo degli altri dati salvati fuori da CUsers, possiamo ripetere la clic sul pulsante aggiungi per andare a selezionare tutti i nostri singoli percorsi. Nella sezione qua sopra in alto troviamo una serie di opzioni molto interessanti. In particolare, cliccando imposta modifica filtro, eccola qua, viene proposto questa finestrella dalla quale possiamo aggiungere una serie di estensioni, ad esempio, che non vogliamo backupare. Io generalmente aggiungo TMP, BCK e log, che sono appunto delle estensioni che so essere presenti in queste cartelle, ma di file temporanei che non mi interessa aggiungere al mio set di backup. Ci sono di nuovo una serie di opzioni qua sotto, però in linea di massima possiamo cliccare applica per proseguire. Di nuovo, Uranium Backup si adatta un po' a tutte le esigenze di backup, anche quelle degli utenti un po' più smanettone, quindi di nuovo vorrei dare un'occhiata anche alle possibilità di escludere determinati percorsi oppure includere solo le cartelle senza tutte le sottocartelle che contiene. Una volta che hai completato la tua selezione, puoi cliccare su avanti per atterrare in questa schermata che ti permette appunto di scegliere dove vuoi posizionare il backup. Quindi, ad esempio, clicchiamo qui su sfoglia e possiamo andare a selezionare una delle nostre cartelle che abbiamo a disposizione. Io in particolare qui ho una cartella di rete che posso selezionare come destinazione per il nostro backup. Quindi ho selezionato questa cartella di rete, la chiamo ad esempio backup, eccola qua, e poi all'interno posso cliccare ok per selezionare questo percorso. Eccolo qui, quindi Z era il disco montato in rete che avevo preparato e appunto Z backup è la destinazione del nostro backup. Qui sotto abbiamo poi una serie di opzioni molto interessanti, ad esempio a me piace molto la possibilità di comprimere tutti gli elementi in modo che vengano creati degli zip che occupano meno spazio. Poco più sotto possiamo scegliere se procedere con un backup incrementale o differenziale, che era appunto la distinzione della quale parlavamo tra poco, scegliere il numero di copie complete da conservare e poi eventualmente attivare anche la giornata in cui creare un backup completo, proprio per seguire la politica che dicevamo poco fa. A questo punto possiamo cliccare ok per procedere ed eccola qua, viene creato un nuovo set di backup. A questo punto, affinché la tua politica di backup sia veramente seria ed efficace, è necessario cliccare qui su schedulazione, perché devi assolutamente pianificare quando vuoi creare automaticamente la copia di backup, perché credimi, se pensi veramente di ricordarti di creare un backup manualmente ogni volta, lo farai la prima settimana e poi sicuramente ti dimenticherai. Invece, grazie a Uranium Backup e questo pianificatore veramente ottimo, ci permette di scegliere quando vogliamo creare automaticamente il nostro backup. Chiaramente la scelta di quando eseguire il backup dipende molto dal tuo utilizzo del PC. Io ad esempio preferisco impostare che venga creato il backup ogni giorno tranne il sabato, perché generalmente il sabato non utilizzo il PC. Come orario, generalmente, per quanto mi riguarda, verso le 2 di notte è un ottimo momento, proprio perché non sto utilizzando il computer, e per il resto ci sono un'altra serie di opzioni che ti permetteranno di adattare la politica di backup alle tue necessità specifiche. Per il resto, altre condizioni, qua sotto abbiamo una serie di situazioni che possiamo personalizzare, anche ad esempio per gli utenti più smanettoni, di controllare se esiste o non esiste un determinato file. Una volta completato, clicca qui su applica per salvare la tua pianificazione e passa poi ad opzioni, perché qui c'è una delle sezioni che secondo me costituisce un po' il punto di forza di Uranium Backup rispetto a molte altre software alternativi, ovvero la possibilità di configurare nei minimi particolari un po' tutte le opzioni e il comportamento della nostro set di backup. Ce n'è veramente per tutti i gusti e un po' per tutte le necessità, dalla possibilità di specificare il livello di compressione alla crittografia, alla possibilità di utilizzare il servizio di Windows per il backup consistente dei file aperti. Davvero, dai un'occhiata all'articolo su turbolab.it per tutti i dettagli, però quello che ti voglio trasmettere è che sicuramente, se hai delle necessità specifiche, all'interno di questa sezione troverai quello che fa per te. Bene, a questo punto davvero tutto pronto, il backup chiaramente verrà eseguito secondo la pianificazione che abbiamo specificato, però vale sicuramente la pena di cliccare qui avvia per creare un backup in questo momento. Quindi ecco che Uranium Backup viene ridotto a icona e parte la nostra procedura di backup tramite questa finestrella che ci mostra appunto l'avanzamento dell'operazione. La creazione del backup chiaramente richiederà un po' di tempo, variabile a seconda di quanti dati dobbiamo backupare, quanto è veloce il nostro PC e quanto è veloce la destinazione sulla quale stiamo scrivendo, però alla termine dell'operazione ci ritroveremo con una schermata come questa, nella quale appunto, siccome io avevo selezionato di eseguire la compressione dei file, ci troveremo una serie di cartellette che contengono il contenuto zippato proprio per occupare meno spazio.
Bene, ok, abbiamo generato il nostro backup, da qui tramite la pianificazione verrà eseguito sempre automaticamente, ma cosa fare nella sfortunata situazione in cui ci ritroviamo? Appunto, con il PC compromesso dobbiamo ripristinare i file dal backup. Beh, chiaramente la linea d'azione da tenere cambia moltissimo a seconda del disastro al quale devi rispondere. Se ad esempio devi ripristinare i dati da backup perché ti si è rotto il disco, quello che devi fare è semplicemente sostituire il disco interno del computer e a questo punto dovrai semplicemente reinstallare Uranium Backup per poi riavviare il programma, scegliere appunto esegui il restore di un backup incrementale o differenziale di file e cartelle, scegliere poi il percorso nel quale si trova il tuo backup e scegliere a questo punto gli elementi che vuoi effettivamente ripristinare dal tuo backup. A questo punto non dovrai fare altro se non scegliere la destinazione nella quale andare a ripristinare il backup, confermare e tutti i tuoi file verranno ripristinati. Un'altra funzionalità stra importante di Uranium Backup è la capacità di creare delle immagini di sistema, qui chiamate Drive Image, ovvero una fotografia completa di tutto il PC sullo stile del vecchio Norton Ghost che potrai ripristinare alla bisogna. Per creare un'immagine di questo tipo clicca qua su Nuovo e a questo punto digitiamo un nome come abbiamo fatto prima, quindi Immagine PC. Clicchiamo applica e quello che dobbiamo fare è selezionare drive image da questa lista. Eccola qua, clicca qui per aggiungere un drive image backup. A questo punto quello che dobbiamo fare è selezionare una delle nostre unità della quale vogliamo creare un backup. A questo punto io seleziono ad esempio il mio disco per creare un'immagine di sistema appunto di tutto il disco C interno del PC. Clicchiamo avanti, dobbiamo specificare di nuovo dove vogliamo mettere questa immagine. Io seleziono di nuovo il mio disco di rete. Possiamo avanzare ancora una volta, possiamo specificare quante copie mantenere di questo drive image, un'altra serie di opzioni e a questo punto possiamo cliccare ok. Come vediamo qui sulla sinistra ci sono i nostri due set di backup, quindi l'immagine del PC che abbiamo appena creato e il backup di tutto il PC che avevamo eseguito in precedenza. Di nuovo abbiamo una serie di opzioni e di schedulazioni che possiamo scegliere, però cliccando avvia viene appunto catturata questa immagine e una cosa che mi è piaciuta moltissimo è che ci ritroveremo con un file con estensione WHDX, ovvero un file standard che Microsoft identifica come un disco fisso virtuale, quindi un formato che è slegato da Uranium Backup e in linea di massima è apribile e gestibile un po' da tutti gli strumenti integrati anche in Windows. A questo punto mi chiederai come fare per ripristinare la tua immagine? Beh, proprio alla luce del fatto che stiamo utilizzando un formato standard gestito nativamente da Windows, possiamo utilizzare proprio la chiavetta buttabile di Windows. Quindi in caso il tuo PC non parta più, avvia da chiavetta USB buttabile, quella standard di Windows va benissimo e segui poi l'opzione per il ripristino del sistema ed in particolare segui ripristino immagine di sistema. A questo punto potrai selezionare l'immagine WHDX che abbiamo appena creato con Uranium Backup ed ecco che verrà ripristinato ogni singolo bit sul tuo disco esattamente come era quando hai catturato la tua immagine. Bene, da Zana di Turbola.it è tutto, come al solito se il video ti è piaciuto ti chiedo di cliccare sul pulsantone mi piace che trovi qua sotto per farmelo sapere, per me è sempre estremamente importante, quindi grazie davvero in anticipo se troverai un secondo per farlo. Se invece vuoi essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video sul mondo della tecnologia non dimenticare di cliccare sul pulsantone rosso iscriviti e sulla campanella di fianco, mi raccomando non dimenticare la campanella. Al prossimo video, ciao!